Ciao, questa sera ho il piacere di farti il video da un posto molto intimo, il mio lettino. Perché questo video dal lettino? Per entrare nell'ambiente corretto connesso alla tematica che andiamo a sviluppare insieme. Molto spesso le persone mi dicono: ma io di notte ho dei problemi. Intanto ho paura. Questa è una delle prime affermazioni. Un'altra affermazione è: io ho paura di fare dei viaggi fuori dal corpo e di non tornare più. Altre persone mi dicono: di notte ho degli incubi incredibili, oppure vedo delle entità, sento e percepisco delle entità che mi disturbano. Allora, il tema di oggi è connesso proprio a questo: come utilizzare il tempo del sonno in un modo produttivo e sentendosi al sicuro. Mi spiego meglio. Durante la notte noi abbiamo l'opportunità, aprendoci, di fare del lavoro che ci può essere molto utile proprio per la nostra evoluzione, per la nostra crescita. Bene, perché non approfittare di questa opportunità? Allora, una cosa molto semplice: noi possiamo chiedere agli esseri di luce e al nostro sé superiore di fare del lavoro per noi. Questo ovviamente ci può aiutare a tanti livelli, ma per sentirci al sicuro, la prima cosa che è importante fare è creare una specie di protezione. Allora, vediamo un pochettino. Beh, la prima cosa che puoi fare e prima di addormentarti, connetterti alla fonte, connetterti alla terra attraverso le tue radici e creare un bellissimo campo d'amore tutto intorno a te che ti faccia sentire protetto e al sicuro. Quando tu sei in questo campo d'amore, metti un'intenzione molto chiara che solo gli esseri di luce con una vibrazione molto alta si possono connettere con te. Quindi puoi dire gli angeli, gli esseri di luce che possono essere maestri ascesi, e puoi specificare o meno. L'importante è che l'intenzione sia chiara e che tu ti senta sereno e in pace, perché quando non ti senti in pace e sereno, ovviamente puoi arrivare ad attirare inconsapevolmente le energie che temi. Quindi tu, con tutta pace e tranquillità, puoi semplicemente mettere questa intenzione. Dopodiché, cosa è importante fare? Ebbene, puoi chiedere proprio di fare del lavoro su di te, di svolgere del lavoro su di te durante la notte. Puoi chiedere agli esseri di luce di guarire alcune tue ferite emozionali, magari di lavorare su di te a livello fisico, magari perché tu possa disintossicarti nel migliore dei modi, lasciare andare tutte le tossine, sia emozionali che chimiche. Puoi chiedere che tu possa avere le risorse che ti sono utili per portare avanti il tuo cammino. Puoi chiedere di trovare delle soluzioni creative per risolvere magari alcune situazioni che ti stanno a cuore. Puoi chiedere veramente tantissime cose. Ti sconsiglio di chiedere cose che vanno a toccare il libero arbitrio di altre persone. Rimani proprio concentrato su di te, perché è lì che puoi ottenere veramente grandi risultati. Puoi chiedere di andare a lavorare su quelle che sono le cause che magari ti portano ad avere un comportamento compulsivo, piuttosto che all'agire in un modo controproducente in alcune situazioni. Puoi chiedere anche guarigione fisica, puoi chiedere veramente un sacco di cose. Sappi che tutto quello che verrà fatto su di te è connesso al tuo bene supremo. Non è detto che venga realizzato tutto quello che tu chiedi. Comunque, il fatto di aprire una porta al lavoro che gli esseri di luce possono compiere su di te, questo permette agli esseri di luce di attivarsi. Infatti, quello che ti posso suggerire è, alla fine di qualunque richiesta, di aggiungere proprio, vi autorizzo a procedere in modo che tutto ciò che
e connesso al mio bene supremo possa verificarsi. E poi, se vuoi, puoi aggiungere con grazia, facilità, gioia e gloria, così che possano essere più dolci possibili. Bene, allora approfitta sempre delle tue nottate per lanciare un'intenzione, perché è un momento veramente magico la notte, dove tu ti apri e dove sei connesso a tutte quelle che sono le dimensioni magiche. Molte persone fanno più o meno consapevolmente viaggi fuori dal corpo. Il fatto di proteggersi, di creare una situazione di sicurezza ti fa sentire meglio qualunque sia la situazione che si verifica durante la notte. Quindi io ti suggerisco anche di chiamare sempre l'Arcangelo Michele, perché comunque l'entità più idonea alla protezione, in modo che tu possa veramente fare dei sogni tranquilli. E se dovessi essere in una situazione in cui si stanno aprendo i tuoi canali, quindi magari hai la possibilità di percepire maggiormente le entità attorno a te, chiedi proprio che le tue percezioni possano aumentare, se tu lo desideri, che i tuoi canali si possano pulire e che tu possa avere contatti esclusivamente con entità di luce, affinché tutte le entità che potrebbero essere attratte dalla tua apertura non trovino una porta aperta. E con questo ti saluto, ti auguro una piacevolissima nottata con gli esseri di luce affinché tu possa riposare, svegliarti in forma, sentirti rinvigorito e sentire che qualcosa di magico è accaduto durante la nottata, affinché tu possa essere ancora più consapevole, ancora più di buon umore e nella gioia. Buonanotte, a presto, ciao!